In una sala inferiore è la monoposto 159 Gran Premio, che colpisce nella sua statuaria bellezza, attorniata da prestigiose Gran Turismo. È l'auto con cui Juan Manuel Fangio diventò nel 1951 campione del mondo di Formula 1 ed è derivata dall'Alfetta 158. Ormai l'Alfa, all'inizio degli anni 50, era diventata una grande realtà industriale, continuando però ad occuparsi di corse con aggressive barchette esposte nel museo, come la Disco Volante, la 6C3000 CM Spider, la 1009 Sport Spider, dal glorioso passato agonistico, e il prototipo 750, che mai vide l'impiego in competizioni. Verso la metà degli anni 50 nacque il mito Alfa Romeo delle berline delle Gran Turismo di serie, prima con la 1009 e proseguita negli anni successivi con la Giulietta e la Giulia, di cui nella raccolta sono presenti varie versioni. Negli anni 60 le vittorie del Biscione con le Giulia nelle varie versioni furono numerose. I successi sportivi testimoniati dalla presenza delle GTA e GTAM, regine della pista nella categoria turismo di fine anni 60 e inizio anni 70, portarono a successi commerciali delle vetture ormai costruite ad Arese come la 1750. Mancano nella rassegna altre prestigiose vetture sportive come quelle appartenenti alle due serie della TZ. Gli allori regalati alla casa del Biscione da queste auto e dalle successive 33 non si contano. I bolidi sportivi creati dall'Auto Delta e le vetture che in epoca più recente hanno regalato importanti allori all'Alfa Romeo completano la visita a questo museo, unico in Europa.